Bene raga, Paolo e Roby, benvenuti al mio canale. Oggi facciamo un video su un upgrade potenziamento della lampada Parkside. Vi lascio qua scritto il suo codice, che purtroppo a me mi si è bruciata. Inoltre ha una durata davvero limitata. Perché? Perché dura circa 2 ore e mezza la massima potenza, che sono un po' pochine. Io l'ho bruciata, come ho fatto a bruciarla? Semplicemente ho sbagliato a collegare l'alimentatore. Ho collegato l'alimentatore del trapano a batteria Parkside, quello che ho fatto io la recensione, ed ecco perché tante persone l'hanno acquistato, non c'era dentro l'alimentatore, non riescono a ricaricarlo. Non lo ricaricate perché ha bisogno di 15 volt per essere ricaricato, non dei più 5 volt di un caricabatterie da cellulare normale. Non capisco perché hanno utilizzato una porta USB-C che fa fraintendere questa cosa. Comunque, stessa cosa avviene in questa, l'ho già smontata. Cosa c'è all'interno? Ora ve lo faccio vedere. Dunque, ecco come si presenta una volta smontata. Per arrivare al LED ci sono da svitare 4 viti frontali. Ok, l'originale è montato così. Una volta tolta questa ghiera che è in plastica, trovate al di sotto una specie di parapolvere, paraolio, una guarnizione molto morbida, molto di ottima qualità, che contiene all'interno un vetro, un vero vetro, molto spesso, stiamo parlando di un vetro da 6 mm circa, corazzato, super corazzato, questo non lo spacchi neanche morto, che va così, va all'interno della ghiera in plastica e poi c'è uno spessore che va a pressare, che sarebbe questo, che viene messo in questa maniera e va intorno al LED, va intorno al LED circolare perché è rotondo. Ora, io l'ho smontata e mi sono accorto di una cosa abbastanza grave. Un filo, come potete vedere qua, c'è un filo staccato. Il filo del negativo è staccato. Ci sono 3 fili, uno è bianco, uno è rosso e uno è nero. Il rosso e il nero fanno il LED. Il bianco è un positivo che accende la parte circolare intorno, composta da dei LED separati, come li potete vedere. Ci sono dei piccoli LED separati di colore rosso, che a me non servono. Ora, questa è la scheda elettronica che c'è all'interno. E si è bruciata, come potete vedere qua è scottata e bruciata. Ci sono questo componente qua, che probabilmente è quello che fa la ricarica, che gestisce eccetera. Questo integrato qua è bruciato e si sono bruciati anche altre cose. C'è anche qualche pista che è bruciata, non sto nemmeno a ripararla perché sono i vari componenti, la spedizione eccetera. E hai speso una bella cifra. Con la stessa cifra io farò un bello upgrade, che questa scheda non serve più a niente. Peccato, perché questa scheda ti faceva vedere l'indicatore di carica, quanto è carica la batteria, però, e aveva anche altre funzioni del tipo, con questo click qua di questo interruttore vedevi la carica della batteria. Con questo accendevi, spegnevi, accendevi la luce potente, cliccando un'altra volta luce meno potente, cliccando un'altra volta luce rossa lampeggiante, cliccando un'altra volta spegnevi. Bene, a me tutte queste funzioni non servono, quindi questa la si può buttare via. A mio parere è solo un giocattolo. Ora vi mostro l'interno di cosa c'è dentro, che io ho già smontato, ma semplicemente ve lo faccio vedere. La batteria, ho dissaldato i fili, la batteria viene fermata da questa parte in plastica messa così, ok, quindi via la batteria. Questa è la gomma dell'interruttore di accensione,
e andava qua così, qua così. Poi c'era sopra la scheda elettronica con il pulsante di accensione che andava dentro lì così, ecco, quindi così e così. Batterie, scheda elettronica, ok, io elimino batteria, elimino scheda elettronica che è bruciata e non la vendono di ricambio. Ora rimane tutte le viti e questa parte qua che c'ha la guarnizione, quindi togliamo la guarnizione che dà solo fastidio, togliamo il pulsante, le viti grandi che la tengono chiusa e il resto si può buttare. E ora rimane questa parte di plastica qua che è il fondo. Qua c'è lo sportellino che si apre bello con guarnizione, ma che a me non serve più a niente, visto che non ho più il jack di ricarica USB-C, i LED della carica della batteria, il pulsante, l'uscita USB, ecco una cosa che non vi ho detto, la scheda elettronica aveva anche un'uscita USB che poteva fare da power bank, però con solo tre batterie da 2000 mAh l'una ci fai ben poco di carica batteria. Un conto erano da 3600 l'una, 3600 mAh già ci carichi un cellulare, ma con 2000 no, quindi un totale di 6000, totale di 6000. Ora io non so questo led, io ancora non so, devo leggere il codice, quindi ora io leggerò i codici che ci sono scritti qua sopra, mi serve una lente di ingrandimento, gli faccio una foto col cellulare perché è davvero piccolo e poi andrò a vedere quanta alimentazione richiede questo, perché in base a quello farò un pacco batteria dedicato. Il problema è che qua dentro, come vedete, c'è tutta questa struttura in plastica che serviva di supporto alla vecchia scheda elettronica, i pulsanti, eccetera, che a me non me ne frega più niente, assolutamente niente. Nemmeno queste torrette qua per fissare il pacco batteria mi interessa, le spaccherò totalmente via. La parte qua, semplicemente, eliminerò tutto. Questo sportello qua che non serve più a una cippa. Praticamente taglierò qua con il disco da taglio, sfonderò tutto quanto, poi metterò dello scotch e verserò un po' di resina all'interno in maniera tale da recuperare e fare un nuovo fondo, ecco. Volendo si può anche mettere delle viti con un lamierino, con quello che volete, dal modo da creare tantissimo spazio all'interno qua dentro. Perché? Perché io di batterie ne voglio mettere il doppio, quindi un altro pacco batteria da 3 batterie 18650, quindi ci sarà il pacco originale e un altro pacco qua con, attenzione, una BMS che regolerà la carica, un jack di ricarica da 5.5 mm, un bel jack, questo è tra l'altro molto bello che ha anche la cover per la polvere, eccetera, e un pulsante d'accensione. In più implementerò anche un indicatore di carica della batteria, tipo questo, che ti fa vedere tutta la carica della batteria. La parte esterna in rosso sarà quando è scarica e questa quando è carica, ok? Quindi un affare del genere, o un piccolo volmetro che non ho adesso per le mani ma ce l'ho già, molto piccolo LED che ti fa vedere quanti volt ci sono nel pacco batteria. E il gioco è fatto. La durata della batteria dopo sarà il doppio, esattamente il doppio, quindi dovrebbe funzionare per 5 ore tranquillamente, forse anche qualcosina in più se sostituisco queste batterie da soli 2 mAh e ne aggiungo lascio queste, ok, ma ne metterò un secondo pacco da molti più mAh, 2200, ecco, quindi arriveremo a
secondo me 6 ore di luce. 6 ore di luce con una di queste che fa una bella luce molto potente, perché questo davvero sono 16 watt circa di LED, 16-20 adesso non mi ricordo, che fa una gran bella luce, ti illumina una stanza perfettamente. Quindi diciamo che questo video è la parte 1, diciamo, ecco, vi sto spiegando che cosa andrò a fare nel prossimo video, che farò molto più avanti, perché sto ordinando ora la BMS per la ricarica del pacco batteria, eccetera. Quali batterie andrò a metterci dentro? Ne ho da 2200 mAh, ci devo fare niente, penso userò quelle. E poi avrò una piccola luce che durerà tante ore e farà solamente la luce super potente, quindi al massimo della potenza. La luce quella un po' più piccola no, dovrei mettere un regolatore così da fare meno luce, consumare meno batteria, ma chi se ne frega, ne aggiungo un altro pacco, che problemi ho, andrà a cannone. Quindi per ora è tutto, se ti è piaciuto il video lascia un like, iscriviti al canale che vedrai il proseguimento di questo upgrade, verrai avvisato. Bella lì, Power Robby, Filippine.